Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte del mio Let's Play a Piante contro Zombie 2 It's About Time. Nella scorsa parte abbiamo fatto la prima parte della missione epica Aloha Aloe e in questa parte la continueremo, ma prima vi voglio fare vedere una cosa troppo importantissima. Finalmente ho potuto comprare la Sparabrina che congela gli zombie all'impatto. Vabbè, se avete visto il mio Let's Play di Piante contro Zombie 1 la conoscete di sicuro, beh, bene o male la dovreste conoscere tutti la Sparabrina, ed è bellissima, finalmente l'ho potuta comprare. In questo gioco costa anche 25 in meno, perché in questo gioco il congelamento è un po' meno forte rispetto a Piante contro Zombie 1. Ma comunque, adesso potremo giocare a questa fase 5. Per fortuna ho trovato la Sparabrina appunto in offerta, e vi ricordo sempre che ci sono le piante che si possono acquistare con le gemme. Ok, allora possiamo scegliere noi le piante, quindi di sicuro la Sparabrina, visto che ormai fa parte della mia squadra di piante. E quindi sì, la Sparabrina era in offerta, e poi cosa c'era? C'era la schiaccia zombie che con le gemme, vediamo con quante gemme, 159, purtroppo io non ho 159 gemme ancora, ma cercherò di accumularle per comprare la schiaccia zombie appunto. E un'altra cosa, è stata rivelata una nuova pianta che si chiama bomba grana, si può vedere di qua, sì. Questa qua è la bomba grana, che costa 3,99€, ma per il momento non ho alcuna intenzione di comprarla. Ok, finite le comunicazioni di servizio, adesso mi posso concentrare. Vi voglio far vedere anche il dente di leone, che non vi ho fatto vedere molto. Poi delle piante che attaccano dall'alto per gli zombie con la pala. Ah, ovviamente dove sono? Bocca di drago fredda. Poi, oppure potremmo usare il cactus, perché il cactus attraversa la pala, cactus, quindi poi prendiamo il clone del fiore d'oro. Speriamo che funzioni questa strategia, perché sto portando tutte piante che costano un po'. Andiamo! E in ogni caso, bocca di drago fredda e sparabrina non servono a molto assieme, però ho voglia di usare tutte e due, quindi perché privarmene? Ok, e ok. Cominciamo questa fase. È già carica la sparabrina, vediamola. Finalmente ce l'ho anch'io in questo gioco, mi piace troppo, una delle mie piante preferite. Non so perché l'abbiano messa a pagamento, visto che sull'uno è una delle piante più basilari in assoluto. Però, boh, ne vale la pena, secondo me. Poi è più veloce a sparare, mi sembra, è una mia impressione. Ok, poi voglio mettere una fila, eccoli, gli zombie con la pala. Vediamo se il cactus lo dovrebbe colpire, no, colpisce la pala purtroppo, uffa. Pensavo che attraversasse la pala per colpire anche lui, e invece no. Ok, ce la faranno le due bocche di drago fredde. No, sì, invece, haha. Ok, devo mettere un'altra sparabrina qua. E un'altra almeno bocca di drago fredda, ma ce la dovrei fare. E la metto qua. Dai, sconfiggete tutti gli zombie, voi mie piante. Vabbè, faccio così. Ok. E adesso posso mettere i denti di leone per farvi vedere al meglio come funzionano, guardate. Vabbè, sparano, l'abbiamo visto un sacco di volte all'interno del Let's Play, sparano questi soffioni volanti esplosivi che fanno molto molto male agli zombie. Ok, qua ci vuole un cactus. No, la mia bocca di drago fredda, stupido zombie con la pala. Siamo già alla seconda orda, perfetto. Qui un altro dente di leone, poi il dente di leone può sparare sia nelle file sopra sia nelle file sotto, come dire. Ah, e poi un'altra cosa, con questo video cominciamo ufficialmente l'autunno e sono troppo troppo contento, perché dovrei caricarlo circa verso il 22 settembre, non siamo più in agosto. E finalmente, mi dispiace per tutti gli amanti dell'estate, ma io decisamente non sono un amante dell'estate, perché non mi piace. E quindi sono troppo contento, sono indeciso quale sia la mia stagione preferita fra l'inverno e l'autunno, ma comunque mi va bene, vanno bene entrambe, perché mi piacciono moltissimo entrambe. Quindi potete capire la mia felicità in questi giorni. E poi lo ripeto anche qua, perché
Sicuramente le parti di Piante contro Zombie 2 sono molto più viste di quelle di Piante contro Zombie 1, non è un mistero. Ovvero, ho aperto una specie, come si può chiamare, un sondaggio, un qualcosa. Siccome mi chiedete spessissimo di essere salutati all'interno delle parti, nei commenti mi dite spessissimo, per favore mi saluti. Sì. Quindi ho deciso che ogni mese, a fine mese, più precisamente il 28 del mese, saluterò chi ha commentato più spesso durante il mese nei miei video. Però non vanno bene i commenti dove mi dite solo per favore mi saluti, perché quelli non li considererò. E neanche, non considererò neanche chi commenta più volte nello stesso video. Non vale che se si commenta 10 volte e poi vi saluto, ecco, questo è il senso. Non che sia importante il mio saluto, ovviamente, ma siccome qualcuno di voi ci potrebbe tenere. Poi ovviamente potete commentare quante volte volete all'interno dei video, ci mancherebbe altro. E cos'altro dovevo dire? Niente, ora il 28 settembre ci sarà il primo saluto, la ninfa guerriera no. Allora, vorrei portare... Vabbè, bene o male le piante di prima, perché contro questi zombie cos'altro potrei portare, sì. Sparabrina. Poi bocca di drago fredda, fiore d'oro. Dove è il clone? Qua. Poi il dente di leone, dov'è? Dente di leone. E tra le piante delle grotte congelate, me lo scordo sempre. Potrei portare il calamifungo, ma contro la zombie con la palla sì, ha effetto il calamifungo. Anche se sinceramente qua non lo vedo lo zombie con la palla, però poi ci sarà. Uva esplosiva e... Che ho portato prima? Non lo ricordo per niente. Boh, portiamo... Possiamo portare il ribes elettrico. Perché no? Ah, prima portate il cactus, vabbè, non è necessario. Pianta, così vedo se riesco a sfruttarlo. Non vi assicuro niente, anzi credo proprio di no che non riuscirò a sfruttarlo, appunto. Però, boh. Intanto me lo porto. Ma la sparabrina è velocissima a caricarsi. Mi sembra più veloce delle altre piante, è una mia impressione. E arriva il primo zombie. Principessa, e qui metto i denti di leone. I denti di leone fanno un danno molto molto grande. Vabbè, costano 275, quindi è anche giusto che facciano dei danni elevati. Poi i soffioni sono molto molto lenti ad arrivare, però non è una pianta cattiva. Vabbè, nessuna pianta è cattiva perché ci aiutano tutte le piante, però capite cosa intendo. No, ci sono gli zombie con pala, però non si vedevano dalla preview. Dovrete ammetterlo anche voi. Facciamo così. Perfetto. Sta arrivando una gigantesca. Ma quanto sono veloci questi livelli? Non è un male, è una constatazione sincera. Aiuto. Facciamo il potere del dente di leone, spero che mi aiuti. Purtroppo no. E allora faccio così. Così. Via! Ok, devo mettere di sicuro le bocche di drago fredde. Non mi aspettavo tutti questi zombie Jones. Ok. Sì, il ribes elettrico è lentissimo a caricare. Vabbè, per il momento via tutti. Via, 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 via. Orda finale, ecco altri zombie Jones. No, il ribes elettrico non ha senso, veramente non mi piace molto come piante. Vabbè, opinioni personali, è troppo lento a caricare e non serve a molto. Una gemma, sì, sto sbloccando un sacco di gemme. Faccio vedere anche il potere della sparabrina. Visto? Fa... Congela il terreno e poi fa una scarica di sparabrinate. Non so come dire, di proiettili della sparabrina. Vabbè, abbiamo vinto perché, come vedete, siamo all'orda finale. Ve l'ho spiegato tante volte, quindi ce l'abbiamo fatta. Però se potessi non perdere queste altre file... Purtroppo ho calibrato male, non pensavo che arrivassero tutti quei zombie Jones all'improvviso, mi hanno distrutto tutta la formazione. E non ho piante pronte all'utilizzo per fermare questo zombie secchione, sbrigati!
Distruggimi, vabbè, posso fare così, veramente non so perché stavo aspettando. Comunque, completata la fase 6. Quindi se fate voi questa fase 6 portatevi il trifogliatore, altrimenti è troppo difficile, io non me l'aspettavo. Ripeto. Adesso partiamo con la fase 7, il penultimo party di piante. Siamo di nuovo nella città perduta, presumo. Prepara le tue difese, sconfiggi gli zombie e siamo di nuovo nella città perduta, come avevo detto 2 secondi fa. Allora, quanti soldi abbiamo? 2500, va bene, non è troppo poco. Allora, ok, scusate per il taglio, comunque queste sono le piante che ho scelto di portare. E intanto, vabbè, faccio le mie solite disposizioni. Sì, la metto a partire da qua, le bocche di drago fredde. E faccio così, perfetto. Poi metto un muro di noce qua e uno qua. E poi una fila di sparasemi cavernicole. Dovrebbe andare bene. Però metto anche per sicurezza 2 radici d'evasione. Andiamo. E non appena si avvicineranno gli zombie più fastidiosi, utilizzerò il potere dell'infinoce. Vabbè, le sparasemi cavernicole non dovrebbero permettere di avvicinarsi agli zombie in generale. Ma in ogni caso tutte queste, come si chiamano? Spara... bocca di drago fredda, ci farà fare delle gran belle cose. Via! Troppo sprecato 50 solo per questo, ma... vabbè. Vediamo come si evolve la situazione. Siamo già alla prima orda. Ma la prima orda non sta venendo, non sta essendo anzi molto complicata. No, gli stupido zombie col teschio, insomma, quello là. Facciamo così. Ok. Fai qualcosa oltre Spudow. Bravissimo! Le ciliegie esplosive. Facciamo così. Aiuto! Facciamo anche così. Esplodi, radice d'evasione. No, radice d'evasione, sei inutile. E allora ritorna qua. Va bene, per fortuna siamo riusciti a mandarli indietro. No, cosa ho fatto? Perché ho fatto il trifogliatore? Pensavo ci fosse uno zombie Jones. C'era uno zombie Jones, non me lo sono inventato, vero? Smettila, stupido zombie col teschio. Che facciamo di nuovo così. Mi sta distruggendo tutto, è fortissimo quello zombie. Orda finale, ce l'abbiamo fatta, haha. Ok, vabbè, io faccio così. Così, e vediamo cosa succede. Distruggete gli zombie col teschio, li sto detestando veramente. Ok. Ancora lo zombie col teschio, cioè vabbè, possiamo affrontarlo in questo modo. Adesso dovrebbe... ok, perfetto. E ce l'abbiamo fatta. Bravissima la radice d'evasione, il suo potere è veramente troppo troppo forte. Non quelle volte che fa il tuber esplosivo, ma quelle volte che fa tutte le altre piante. Molto molto utile. Va bene, sì, ci manca l'ultima fase. Abbiamo sbloccato l'aloe. Non vedevo l'ora. Non è vero, sono sarcastico. Portali. Ma cosa potrebbe mai andare storto? Ma cosa devo portare? Vediamo cosa devo portare. Scopriamo cosa devo portare. Fatemi vedere cosa devo portare, ok. Io accumulo questi soldi, si può... no. No, non ho letto, mi mancheranno tutti i momenti passati assieme. Utente Dave, se vinciamo, la Loe sarà nostra per sempre. In quel caso mi mancherà la mia barba. Purtroppo non ho letto il primo dialogo di Penny. Ok, c'è la Loe e le piante della città perduta. Ma perché? Boh. No, dobbiamo mettere subito dietro le barriere di noci, ovviamente, beh, la Loe. E devo mettere la Dahlia qua. Dai, mi servono soli. Subito. Non tergiversiamo. Bravissimi. I soli.
Ok, c'è lo zombie facchino, questo qua maledetto, che non mi... ha già piantato la sua tenda e questo mi darà qualche fastidio. Ok, va bene, devo mettere, dai. Perfetto, un'altra AKEE. Però ancora non hanno attaccato nessuna barriera di noce, quindi... Vabbè, abbiamo appena iniziato, quindi sarebbe triste se fosse al contrario. Ok, ok, ok. Devo distruggere subito lo zombie Indiana Jones che sta arrivando, dai. Rallentiamolo, perfetto. Metto l'aloe qua. Fungi rossa, ok. Facciamo così, vediamo. Come hanno fatto a mangiarle in un secondo le barriere di noci? Seriamente? In così poco tempo ce l'hanno fatta? Boh, non capisco. Allora, vabbè, mandiamoli via perché devo avere il tempo di ragionare. Seriamente non capisco come è stato possibile. Ah, li hanno solo spostati, ok, infatti mi sembrava troppo strano. E la K è qua. No, povera barriera di noce. Ti proteggerò io, ok. Per una volta siamo noi ad aiutare le barriere di noce a difendersi e non il contrario. Perché di solito sono loro ad aiutarci, ovviamente. Mi era venuto un colpo. Prima, perché non capivo appunto come avessero fatto a mangiarle così in fretta. C'è anche il varco dimensionale, ma qualcos'altro glielo vogliono mettere, non lo so. Sono troppo troppo indignato. Ok. E c'è lo zombie. Va bene. Come si chiama quello zombie cavernicolo? No, zombie bullo. Ok, devo usare un altro potenziamento. Purtroppo non me l'aspettavo così. Vabbè, sono contento di utilizzare i potenziamenti perché ogni tanto mi piace distruggere tutti in questo modo. Ok, siamo all'ultima orda, finalmente ce l'abbiamo fatta. Troppo strani questi livelli nella città perduta. All'improvviso si scatena un cutiferio. Vediamo ora se utilizzo il potere dell'aloe. Vediamo se si curano come dovrebbero. No, dai. Allora, boh, un giro sta qua. Sto mettendo un po' di piante dappertutto per contrastare gli zombie. Dai, soli, non ne arrivano più. Sì, ok. Poi, fungi rossa, boh. No, me ne servono ancora qui perché c'è un'altra tenda piantata dallo zombie. Quello là, lo sapete chi è. Però le barriere di noce ce l'hanno fatta tutte a resistere fino alla fine. 1, 2, 3, 4, no, ne manca una. Una è stata sconfitta. Un'altra gemma, ho bloccato già 3 gemme in questa parte, non so perché. Cioè, meglio, bellissima cosa, però non me l'aspettavo. Allora, rallentiamo questi zombie, perfetto. Dai, distruggete quello zombie secchione, siete in 4. Un altro zombie secchione, uffa. Tolgo le piante dalle altre file. Anche questa e anche questa. Per poter avere più soli per quella fila. Soprattutto tu, aloe. Ok. Adesso metto qua una fungi rossa che dovrebbe essere più resistente in quel punto. Dai, 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 dai. Ce l'abbiamo fatta? Sì! Finalmente! Difficile quest'ultima fase, mi ha fatto usare addirittura 2 potenziamenti. Sconfiggi i facchini zombolini, già fatto e ne ho sconfitti un sacco. Missione compiuta, l'aloe è stata aggiunta alla nostra collezione di piante. E la mia barba è ancora al suo posto, avanti col vento in poppa, stile Devil pazzo. Sì, abbiamo sbloccato l'aloe, cura le piante alla sua destra. Che cosa fantastica. Allora, una borsa piena di monete, va bene. Quindi in questa parte abbiamo sbloccato la sparabrina e l'aloe. E anche un sacco di gemme. Insomma, una parte molto
fruttuosa. Quindi ci vediamo nella prossima parte di Piante contro Zombie 2 It's About Time, in cui poi vedrete cosa farò, non vi spoilerò niente, quindi mi raccomando state connessi su YouTube per vedere cosa succederà poi. Intanto ditemi se vi è piaciuta questa parte, commentate, vi ricordo il saluto del 28, che sembra un evento storico ma non lo è. Quindi poi cos'altro c'è da dire? Iscrivetevi, mi raccomando, per vedere altre parti di Piante contro Zombie 2. E la domanda della parte è: qual è la vostra pianta congelante preferita? Io sono indeciso. D'aspetto la sparabrina, ma come effetto, sinceramente, è sicuramente la bocca di drago fredda. Quindi ditemi la vostra opinione. E basta, spero che vi piaccia.